A due giornate dalla conclusione del campionato di seconda categoria, Girone C, cominciano a delinearsi le posizioni ormai sia in testa che in coda. Vincono le prime tre della classifica, Polisportiva Palermiti, Le Castella e Sersalese. La Polisportiva Palermiti nella trasferta di Vianò al Verde Oliva di Catanzaro, 3-0 il risultato finale. La Amatori Le Castella Calcio 3-2 in casa contro la Maroni, poi vedremo singolarmente le varie partite. La Sersalese nel finale 2-1 contro l'Academy Girvano. Questo significa che alla Polisportiva Palermiti manca un punto per programmare il prossimo campionato di prima categoria, perché con i 6 punti di distacco, ottenendo un punto nelle ultime due partite, e l'ultima, ricordiamolo sempre, è la trasferta proprio alle Castella, ma domenica prossima dovrà incontrare in casa un Real Cropani quasi probabilmente ormai salvo, e quindi con un punto la squadra del presidente Truglia accederà per la prima volta nella sua storia alla prima categoria. La Sersalese, battendo per 2-1 l'Academy Girifalco, scavalca il Petronà e quindi si assicura al momento, proprio diciamo ancora una volta a due giornate dalla fine, si assicura lo spareggio play-off in casa proprio contro il Petronà, che ha un brutto tonfo nella trasferta di Cropani, 5-1 il risultato finale. Domenica scorsa aveva perso 4-1 in casa con il Palermiti, quindi 9 gol in due partite, ma sappiamo bene che il Petronà ultimamente sta giocando con un portiere che è infortunato e che quindi ha tutte le sue attenuanti del caso. La certezza di questa giornata di campionato è che la prima semifinale tra la seconda e la quinta certamente non si farà, perché in questo momento Le Castelle avrebbe addirittura 17 punti di vantaggio sull'Academy Girifalco e in due partite non può essere colmato ed arrivare sotto dei 10. Quindi una delle due vincitrici in questo momento sarebbe Le Castella, seconda in classifica, in finale playoff. Sersalese e Petronà dovrebbero giocarsi appunto la prima semifinale, per poi la vincente giocare alle Castella, sempre diciamolo in questo momento, per la finalissima della seconda promozione. Per quanto riguarda invece la retrocessione, dobbiamo dire che lo Skill Legion, ormai con 5 punti di distacco dalla penultima posizione il Real Vianò, ma addirittura anche con 8 dalla terz'ultima, rischia sicuramente di retrocedere dopo un anno appena di ritorno nella seconda categoria. Si mette male anche per il Real Vianò, battuto in casa oggi dal Palermiti, e vede non buon futuro anche la Nuova Valle, che si fa recuperare nello spazio di 2 minuti finali un risultato 3-3 che la vedeva vittoriosa per il momento contro il Real Cotronei per 3-1, ma poi nel finale, proprio in 2 minuti, con un calcio di rigore al 95esimo, perde questi 2 punti importantissimi che l'avrebbero portata a 23 punti, quindi scavalcando lo Sporting Cacuri e avvicinandosi appunto alla Marin. Ma qui c'è una situazione abbastanza strana, che proprio l'ultima giornata di campionato ci sarà un derby tra Amaro e Nuova Valle nel campo di Valle Fiorita, perché entrambe le squadre giocano via Valle Fiorita, e lì bisognerà stabilire quale delle due squadre potrebbe evitare, se è il caso, il play out, ma credo che ormai a questo punto sarà poca la situazione che si possono evitare i play out, anche perché ricordiamolo saranno due le retrocessioni, una sola diretta e l'altra dopo un doppio spareggio tra la quintultima e la penultima, e poi le vincitrici di questo con la terz'ultima e la quart'ultima giocheranno, anzi le perdenti in questo caso giocheranno un ulteriore spareggio per un'altra retrocessione. Veniamo alle singole partite. Difficile la partita delle Castella contro la Maroni, che ha reso vita appunto complicata alla vice capolista, perdendo solo per 3-2 e nel finale, dopo che era riuscita anche a pareggiare per ben 2 volte. Piuttosto facile invece la partita del Palermiti, che addirittura nel primo tempo
poteva chiudere sul 5-6-0, perché sono state tantissime le occasioni sprecate dai giocatori di D'Amico che potevano senz'altro portare un punteggio superiore. Si chiude invece soltanto sull'1-0 e possiamo dire che è andata anche bene, perché oltre alle varie occasioni che ha avuto il Palermitano, anche il Real Genoa ha avuto delle possibilità e non si è riuscito, un po' per imprecisione dei propri giocatori ma anche per la bravura del portiere De Filippis, che in due occasioni ha salvato proprio la porta della sua squadra. E invece poi nel secondo tempo, all'inizio del secondo tempo, Bomber Marino segna un altro gol, e ricordiamolo, sarà capocannoniere di questo campionato e di tutti i campionati della seconda categoria, di tutti i cinque gironi, perché con 28 reti guida appunto la classifica dei marcatori di tutti i gironi. Poi ci pensa Nistico alla fine a portare il 3-0, che potrebbe davvero significare a questo punto promozione in prima categoria.